un varcare la soglia di una vita nuova. La cornice è quella della Cappella Sistina, la guida è Papa Francesco, che per la prima volta battezza 32 bambini. I genitori, ma anche i padrini e le madrine, sono i trasmettitori della fede, così li chiama il pontefice nella breve omelia a braccio. È un rito intenso che inizia con la presentazione dei bimbi e con il segno della croce sulla loro fronte, il preludio del momento più forte della celebrazione, l'acqua versata dal Papa sul capo del bambino. Un gesto segnato dal suo sorriso, da quello dei genitori e spesso dal pianto del piccolo. Gesù non aveva necessità di essere battezzato, ricorda Francesco, ma i primi teologi dicono che con il suo corpo, con la sua divinità, nel battesimo ha benedetto tutte le acque perché le acque avessero il potere di dare il battesimo. Io vorrei soltanto dirvi questo. Voi siete trasmissore della fede. Voi avete il dovere di trasmettere la fede a questi bambini. E la più bella eredità che voi gli lascerei, la fede. Soltanto questo. Oggi portate a casa questo pensiero. Una catena ininterrotta che prosegue perché i bambini sono i suoi anelli. Saranno loro, afferma il Papa, a battezzare negli anni i loro figli. Immagini di un futuro lontano, ma piene di tenerezza. Una parola che Francesco evoca spesso. Oggi canta il coro, ma il coro più bello è questo, dei bambini che fanno rumore. E alcuni piangeranno perché non sono comodi o perché hanno fame. Se hanno fame, mamme, dateli da mangiare, tranquilli, perché loro sono qui il principale. Una vita nuova che nasce dall'acqua, ma anche dall'unzione del crisma, dalla veste bianca e dalla luce di una candela. Il battesimo di un bambino, ha detto poi il Papa all'Angelus, è un prodigio della fede, una festa per la famiglia di Dio. È un contemplare ancora i cieli aperti, squarciati dalla venuta di Gesù sulla terra. Allo stesso tempo è un ricevere l'amore di Dio, un lasciarsi invadere dal sapore nuovo della vita. Gesù riceve l'approvazione del Padre Celeste, che l'ha inviato proprio perché accetti di condividere la nostra condizione, la nostra povertà. Condividere è il vero modo di amare. Gesù non si dissocia da noi, ci considera fratelli e condivide con noi. E così ci rende figli. Insieme con Lui di Dio Padre. Questa è la rivelazione e la fonte del vero amore. Una condivisione che è farsi carico della sofferenza del fratello, ha aggiunto Papa Francesco, del prendersi cura proprio come fanno una mamma e un papà con il loro bambino.